Un buongiorno e un buon inizio di settimana a voi tutti, carissimi amici all'ascolto, in questo lunedì del 7 febbraio, e vogliamo iniziare anche questa settimana con la gioia che ci viene dall'ascolto del prezioso tesoro del Vangelo. La Trinità all'opera è il titolo della meditazione con cui inizieremo questa settimana. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 3, il versetto 16 e 17. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua. Ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. La presenza in questo passo delle persone che compongono la Trinità è alquanto evidente. Dio figlio, manifestato in carne e battezzato, abbiamo letto al versetto 16. Dio Spirito scende come una colomba e si ferma su di lui. Dio Padre fa udire la propria voce in maniera diretta. Sicuramente potremmo considerare tutto ciò come un pubblico annuncio che l'opera di Cristo è frutto dell'eterno consiglio dei tre. È la Trinità che nella creazione esclama: Facciamo l'uomo, Genesi 1:26. È ancora la Trinità che all'inizio dell'Evangelo sembra dichiarare: Salviamo l'uomo. Infatti, tutte e tre le persone della divinità sono ugualmente interessate alla liberazione della nostra anima dalla perdizione eterna. Questo pensiero dovrebbe incoraggiarci e dovrebbe farlo nei nostri conflitti con il mondo e contro la carne. I nostri nemici sono potenti, ma gli amici su cui possiamo contare sono onnipotenti. Tutta la potenza dell'Iddio Trino è impegnata al nostro fianco. Si parla di una voce dal cielo, abbiamo letto al versetto 17. Nella Bibbia non troviamo scritto che questo sia mai avvenuto prima di allora, se non quando l'Eterno affidò la legge a Mosè sul Sinai. Dio conferma l'introduzione della legge del Vangelo rendendole udibili alla sua voce. Le sue parole sono un'attestazione divina che il Signore Gesù è il Redentore promesso. È che il Padre si è compiaciuto della sua incarnazione e del suo sacrificio. In Gesù, egli considera pienamente soddisfatte le richieste della sua santa legge. Mediante Gesù, Dio Padre è disposto ad accogliere i peccatori nella sua misericordia, non ricordando più le loro trasgressioni. Tutti i credenti possono riposare su queste parole e possono trarre da esse una consolazione quotidiana. Che il Dio Trino ti possa benedire grandemente. Ah,